Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di ISER, il format che vi parla l'inglese anche quando ci stanno meno 2 gradi. Oggi vi parlo da questo bellissimo parco perché aspettavo da tanto tempo una giornata bella, dove registrare, ho rimesso in sesto il drone. Ma prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così che quando pubblicherò nuovi video voi ne sarete informati, e inoltre visitare il sito internet del canale www.borderlineitalia.com. L'argomento di oggi è il suffisso ish, scritto ISH. E sicuramente voi l'avete visto quando viene, diciamo, attaccato a dei aggettivi o a dei sostantivi per modificarne in qualche modo il significato. Faccio alcuni esempi velocemente, tipo England. Se noi mettiamo ish, diventa English. La parola viene un pochettino trasformata, ma questo è un caso particolare. English significa inglese. England, Inghilterra. Spain, Spanish. Si può anche attaccare ad altri sostantivi per formare altri aggettivi, tipo, faccio un esempio, child, un sostantivo, significa bambino. Childish significa infantile. Tipo, ti comporti in maniera infantile, posso dire you have a childish behavior. Stai avendo un comportamento da bambino, un comportamento infantile, childish. Con ish si possono modificare molti sostantivi per farli diventare aggettivi. Ma non è questo di cui voglio parlare oggi. Oggi voglio parlare di un caso un po' particolare di quando si usa ish. Ish, quando viene attaccato a un aggettivo e non un sostantivo, assume la forma di approssimativo, all'incirca. Un esempio classico: se io devo dire a un amico, sai, ci vediamo domani intorno alle 8, si può dire I'll meet you tomorrow around 8, ma possiamo dire I'll meet you at 8-ish, all'incirca 8. Oppure se voglio dire, se il colore di questa cover del mio iPad è arancione, insomma, non è proprio arancione, posso dire the color of this cover is orangish. Oppure magari avete un documento antico che si è ingiallito e potete dire questo documento si è ingiallito. This paper became yellowish. O this document is now yellowish. Quindi quando voi prendete un aggettivo, gli mettete ish alla fine, indica una sorta di approssimazione. E lo uso io spesso, soprattutto per gli orari. Nonostante che io sia una persona molto puntuale, tuttavia può capitare che alcuni impegni siano messi, insomma, come dicono qua, back to back, cioè uno appresso all'altro, e quindi tu magari dici, senti, ci incontriamo intorno alle 3, però sai com'è, potrei ritardare. Seppure questo video vi è piaciuto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, e ci vediamo col prossimo video. Ciao!